Sì, grazie Presidente. Bene, per quanto attiene la prima parte del provvedimento, non possiamo non rilevare che già nel momento in cui sono stati introdotti, si doveva dedurre che i tempi per rendere operative le nuove strutture sanitarie che andranno a sostituire gli ospedali psichiatrici, giudiziari non sarebbero stati sufficienti. Il termine introdotto nel dicembre del 2011 imponeva l'assolvimento delle disposizioni in un anno, senza contare che solo con i decreti ministeriali del 1 ottobre 2012 e del 28 dicembre 2012 si stabilivano i requisiti strutturali e organizzativi delle nuove strutture e si stabiliva il riparto delle risorse. In poco tempo l'allora governo Monti pretendeva in sostanza che le regioni dovevano assolvere l'impegno previsto. Una proroga era inevitabile, è già scritta. Noi siamo responsabili ed esprimeremo un voto favorevole in merito a questa proroga, ma chiarendo che questo nuovo termine per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari deve essere l'ultimo. Ed ancora, riteniamo che il superamento della situazione degli ospedali psichiatrici deve però conciliarsi con la garanzia della certezza della pena e che le nuove strutture assolvano e che mantengano gli stessi requisiti per la sicurezza della comunità che erano garantiti dai vecchi OPG. Se è vero che il superamento si rendeva necessario per le condizioni igienico-sanitarie in cui versavano i reclusi negli OPG, è altrettanto vero che noi dobbiamo tenere presente che gli internati all'interno di questi OPG sono persone che in molti casi hanno commesso reati gravi e che il superamento di queste strutture non può voler dire assolutamente veder circolare a piede libero questo tipo di personaggi. Bene, per quanto invece attiene la seconda parte del provvedimento, quello che ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica e la preoccupazione di molte persone che ripongono le proprie speranze in una terapia, che è quella della Fondazione Stamina, i dubbi, le perplessità che ho manifestato in sede di discussione generale permangono e permane il timore che il percorso di sperimentazione possa essere incompatibile con la metodica Stamina. Osservazione emersa nel corso dell'audizione della Fondazione Stamina presso la Commissione. Il senso di responsabilità però ci impone di garantire che il provvedimento venga approvato, colmando un vuoto normativo che non può essere lasciato alle ordinanze dei magistrati. Non è infatti tollerabile che un cittadino, per vedersi garantito il diritto fondamentale alla salute, sia costretto a rivolgersi a un giudice, nella speranza che a discrezione questo permetta al malato l'accesso a una terapia. Il lavoro svolto in commissione, sono sicuro, è stato dettato semplicemente dalla volontà di garantire gli standard di sicurezza della terapia. Un passo avanti è stato fatto e, sebbene comunque critici, voteremo a favore. Grazie.